Salve ragazzi, sono Vaiso e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Bioshock. Dunque, ci eravamo lasciati qui nel padiglione medico. Entrai nella cella frigorifera, che poi non è neanche una cella frigorifera, è soltanto un'apertura ghiacciata. Ok, è successo un piccolo casino perché ho registrato un episodio di Bioshock, ma ho continuato ad avere il problema dell'audio doppio. Ho provato a cambiare un po' le impostazioni audio, a cambiare posizione al microfono e non dovrei avere più lo stesso problema. Quindi, andiamo. Intanto qui abbiamo trovato questo bellissimo fucile. E adesso lo prenderemo. E ci attaccano. Perché sono tutti delle persone orribili. Ok, da dove? Cristo. Paura. Oh, paura. Senta, no, devo ricaricarlo subito che... Cavolo, no. Oh, ma c'è una torretta che spara di là, oh. Cos'è? Perché? Stupido. Ok, morto in un colpo quello. Bene. Andati. Ah no, ce ne stanno altri due. Aia. Mi fanno male. Ok. Oddio. Voglio picchiarla così, perché sono potente io. È morta, bene. Soldi. E siamo a posto. Dunque, qui c'è questo diario se ci interessa. Io nel frattempo andrò avanti, dannazione, il mio mouse ci ha sporcato un po'. Qua una lampada, bene. Spenta. Mi chiamavano Das Wunderkind. La bambina Di qua. meraviglia. In Sembra esserci azienda non niente di sanno parlare pericoloso. d'altro che di occhi Vende. azzurri e della forma della fronte. A me Sì, vabbè, interessa discorsi sui sapere nazisti. Piamaglietti perché uno nasce non c'è niente. forte Un altro diario. Sì, ce ne e stanno debole. Uno parecchi. intelligente e Ah, un sì, altro questa è bella. Telecinesi. stupido. Con tutto quel Raccogli oggetti con la forza della mente. Cos'altro vuoi fossero sapere? interessati Non hai slot a disponibili. scoprire qualcosa Ah di sì, adesso devo nuovo. eliminare un plasmide. Credo che toglierò l'incenerimento a dire la verità, perché trovo l'elettroscarica molto più utile. Quindi via. E ecco il filmatino Scaglia oggetti contro i nemici. della cosa. Afferra al volo le granate e falle tornare indietro. Effettivamente l'audio di questa piccola scelta è un po' alto. Potrebbe sentirsi doppio, spero di no, eh. Quindi abbiamo la cosa. Ora guardate, mentre ascoltiamo un altro diario. Clinico lotto 23, Ah, dottor vabbè. Sochong. Guarda, Niente possiamo fare il contento? lanciapalle? Sì, abbiamo preso la palla. Ok. Il lavoro sul plasmide telecinesi procede Ah, bene. e poi possiamo anche Tassare prendere oggetti a l'arma in teoria. distanza non è un problema. E con il tasto destro, Tassare vabbè, oggetti cambio nello arma, quindi non me la spazio usa. Possiamo prendere l'archetta, sì. non è possibile fermare i Quindi proiettili, ma si possiamo può fare con un potere fermare speciale solo quello che in lanciando dei Half-Life potevamo proiettili. fare con il tasto E. Va Il bene. problema non è l'ascia, Oddio, ma il tempo di reazione. no. Ti lancio una palla da tennis. Ho appena avuto Cercate di l'idea per un scappare come nuovo un idiota! fucile. Aspetta, no, aia. Ah, mi sa che ci sono un kit medico. Sì. Vieni con me, racchetta. Andiamo, adesso facciamo come con la gravity gun. Qui ci ho controllato. Non c'è niente. Andiamo in giro con una bella racchetta. Ah, qui dovrebbe esserci della roba con dei soldi. Sì. Saltiamoli qua. Non c'è niente. Patatine. Va bene. La televisione. Via. Sotto whisky Old Tom. Ecco, perfetto. Vediamo altra roba. Sì, ci toglie il live, perfetto. Dannazione. Che poi sto disso qua. Gli passano le ubriacature ad una velocità assurda. Dunque, di qua dovremmo aver preso tutto quello che c'è da prendere. Tutto il prendibile. Qua si va? No. Qua ci siamo stati. Di qua c'è la cosa che mi spara. Non ci posso andare di là, aspetta. Sicuro che non posso tipo. Aia. Ha bisogno di chiave dell'ufficio. Dannazione. Ok, mi serve. Andata, bene. Non voglio più i passacci lì. Qua dietro ci siamo stati. Ah, c'è dove. C'è il respawn. Palettoni, questi non l'avevo presi. Ok,
Cadavere, cerca tre palettoni. Kit medico, bene. Quanto al soldi, questi li abbiamo già cercati. Benissimo. Proseguiamo. Roba che luccica. Altri pallettoni, bene, due, wow. Vende, tantissimi. Ah sì, di qua mi ricordo, c'era torretta lanciarazzi. E possiamo fare così. Boom. Morta. Avremmo potuto usare i razzi contro i nemici effettivamente, ma non so a questo punto quanto sarebbe stato utile. E non ha niente. Perfetto. Pallettoni anti-uomo per la mitragliatrice. No, proiettili anti-uomo. Solo due, che spiegami come cosa ci faccio con due colpi con una mitragliatrice. Ma va bene. E lì vedo forza bruta, sì. Quello lì l'avevo raccolto anche sull'altra registrazione ed è molto figo. Adesso scoprirete di cosa si tratta. Eccolo. Grazie alla forza bruta potrai maneggiare gli oggetti contundenti con un'abilità e una potenza senza precedenti. Perfetto. Questa qua è tipo la roba verde. Finora abbiamo soltanto due slot che ci possiamo mettere. Qua niente, niente. Mi servono kit di Eve. Proiettili per pistola, 5. Pallettoni, 2. Come siamo messi a munizioni? Un secondo. Devo andare. Oddio. Ok, per questa 17. Ok, abbiamo abbastanza pallettoni. Li carichiamo. Non lo useremo adesso, ce lo lasceremo. Ah, può tenere solo 4 colpi. Ecco, vedete. Adesso li one shottiamo con la forza bruta. E è ottimo perché ci possiamo risparmiare munizioni effettivamente. Con l'audio. Con l'audio in furia. Cadavere. Qui tutto. No. C'è un allarme. È qui, vero? Sì, muori. Perfetto. Kit di Eve, perfetto, giusto quello che mi serviva. Aspettate, facciamo così, ce lo rimette. Ah, dobbiamo ascoltare il diario. Test clinico lotto 44, dottor Sochong. Fontaine Futuristics. Dov'è che si andava da qui? Ah, vabbè, seguiamo la freccia. Mi sente, Mr. Wallace? Sì, dottor Sochong. Stiamo molto bene. Ora le presento il lotto 44. L'abbiamo soprannominato Furore. E per si la va, quindi? Infermiera, infermiera, lo tenga fermo. Sì, perfetto. Lì. Adesso con la telecinesi possiamo andare a prendere le bombe del tizio che stava qui e usarle per distruggere le macerie. Quindi avvicinarsi alle sorelline è un pericolo. Dai tizio, butta le bombe, su. Avvicinarsi alle sorelline. Tizio. Boom. E vai. Un secchio, ci ho cercato al volo. Qui c'è sta tizia che poverina è stata tipo... Non so, le hanno messo una specie di... Non lo so, è strana. Però io la coso tutta. Un altro diario. Oggi ho pranzato con la dea, Steinman. Oddio no! Un nuovo tipo di bellezza. Le ho chiesto. Cavolo. Che cosa intendi? Ok, è andato. Cristo, me l'hanno dimenticato. Caro Steinman, è tempo che si faccia qualcosa sulla simmetria. Sì, perfetto. Adesso sto qua mette le gambe al posto delle braccia, le braccia al posto delle gambe. C'è una torretta che mi... Ma perché a me? Ma basta! Ma... Ok, no, ma Cristo, basta! Oh! Dio, kit div. Questi. Pende. Cassaforta, sì, è da girare questa. Perforanti per pistola, dollari. Quindi vediamo. Proviamo ad aggirare la cassaforte. Sì, questo qui è abbastanza difficile. Devo concentrarmi. Allora, devo arrivare. Fare tutta la strada. Allora. Oh, Cristo. Ho perso. No. Ah. Ma quando non ti arrivano le... Allora.
Salviamo. Direi di salvare perché non ho voglia di fare casini. E riproviamo. Allora, com'è che me ne serve uno qua? Che vada verso l'alto, Cristo quanto è veloce. Uno che va verso l'alto, dov'è? Ma per... va a farire. Un secondo. Che va verso il basso, cioè questo mi serviva, Cristo santo, ma per... Oddio, no. Cristo, e vabbè, cioè dimmi te come faccio. La macchina in sovraccarico. Vaffanculo, cioè ero bloccato, dai. Sì, vabbè, ma... Dici, quando si è sfigati, ma proprio tanto. Ma tipo... Tanto. Allora, facciamo così. No. 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 No, Cristo santo. Oh, ci bestemmio qua fra un po', eh. Dio, non avevo neanche avuto tutte queste difficoltà l'ultima volta, Così. Così, uno che va sotto. Ok, un ultimo. No, così? Sì, ok. E non ci ha curato di niente, però circa in 7 dollari, 2 perforanti per pistola, 2 kit medici. Ok, abbiamo 7 kit medici, ne usiamo uno adesso. E direi di provare ad ammassare quella torretta. O no? Cavolo. E vabbè, me la sono fatta esplodere in faccia, ma almeno l'ho uccisa velocemente e non ho consumato munizioni. Bene. Possiamo curarci qui, ma non penso ci convenga. Possiamo provare ad aggirarla? Aspetta, mi facciamo il kit. Ci curiamo un po' almeno. Tanto è facile questa. Devo arrivare lassù, no? Allora. Così. Così. Gli facciamo fare tipo un giro stranissimo, ma va bene. Ah, viva i minigiochi. Cristo, dov'è? Così. E... Come? Dov'è l'altro? Datemene uno del verso giusto. Tizi. Ah, ok. E poi questo. Bene. Ottimo. In caso di aggiramento, costo diminuito e danni inflitti ai nemici. Cosa? Boh, vabbè. Addio. Ah sì, cavolo. C'è il dottor Steinman qua. Allora, noi ci equipaggiamo. Per pistola i perforanti. E per la mitragliatrice quelli così. Adesso provo a tirare un headshot. Dobbiamo stare attento perché sto tizio qua poi si cura. Vabbè, ma non... Cosa posso fare con lei? Ah, c'era il vetro. Oddio, sta scena qua è bruttissima. Stare ferma! Voglio Oddio. Bellissime, ma poi qualcosa va storto. Quella troppo grassa. Perfetto. Crocifisse, vai. Questa troppo simmetrica. E ora che bello. Chi è questo? Dea. Un intruso. È brutto. Che bello. Siamo anche brutti adesso. Nato. Aia. Con i perforanti facciamo parecchio. Ah, ho solo 2 colpi. Usato, possiamo usarci questa. Ecco, già finiti i colpi. Aspettate. Mettiamoci quelli normali. Direi di usarci questo. Fa male. Cavolo. Mo faccio così. Ok, vai. Le altre volte mi si era tipo curato 2 volte quando era poca vita, madonna. Ok, chiave dell'accesso di emergenza. 48 proiettili per... Vabbè, proiettili per tantissimo. Era ora che qualcuno
Bene, sì. Kit medico, bene. Proiettili. Bene. Ok, il dottor Steinman è morto. Andiamo a vedere come ha ridotto sta... È sparito. È qui. Che bello. L'ha ridotto malissimo. Non ciò che voleva. È un diario? Un ultimo tocco fatto. Quel naso è meraviglioso, dottor Steinman. Dottore, sai, ora che la guardo, non mi ero reso conto di quanto fosse cadente quella faccia. Bisturi? Mi scusi? Bisturi? Dottore, non è prenotata per un lifting? Su, non perdiamo tanto. Dottore, la smetta di tagliare! Dottore! Dottore, la smetta di tagliare! Chiama il primario! Chiamami il primario! Subito! Che bello! Sì, oddio, un'altra cassaforte da girare. Dobbiamo farcela, ragazzi. Dobbiamo riuscirci. Le cassaforti sono nostri nemici. E la nostra missione principale è fare in modo che nessuna cassaforte esca viva da qui. Quindi, salviamo. E vabbè, ci vuole un po' per il salvataggio. Hanno i due cassaforte, capito? Stupido minigioco. Ah, è facile questa, va bene. Mi aspettavo a un altro giro di imprecazioni pesanti. A quanto pare... Ok, è difficile. Beh, oddio, non ci sono spazi rotti, quindi a dire la verità non tanto. Però è veloce. È rapido, è fast. Ok, fatto. Molto bene, cassaforte sbloccata. Kit medico. Kit medico. E 9 kit medici. Bene. Ah, non posso trasportarne altri. Beh, sempre una buona cosa. Ok, posso vedere quanti soldi abbiamo, tipo? Non credo. Dove si va adesso? Ah sì, dobbiamo andare via. Non perdi qua. Casse con niente, ovviamente. Scritte sul muro. Adam... Boh, non ho voglia di leggere. È un po' pixelato, quindi si legge male. Non era di qua. Seguiamo la freccia magica. No, allora... Facciamo così. Morti tutti, vai. E viva la fisica. Dunque, cerchiamo. Dollari. Dollari. Proiettile e pistola, tutto. Sento la voce di qualcun altro. Ah, deve essere il bombarolo là sopra, che non me ne frega niente. Che succede, Frank? Colpa di questi dannati capelli, Gino. Ogni giorno sono sempre me. Sai che il problema non sono... Sì, vabbè, propaganda pubblicitaria. Sì, perfetto. Allucinazioni. Si è aperta sta porta. Un Big Daddy. E una sorellina che urla, morto. Va bene, butta fuori, neanche Big Daddy. Cassin, perfetto. Io, te e tutto il delizioso Adam che posso bere. E vai. Perfetto, ci abbiamo le tizie che ci sparano. Permetterò di fare del male alle mie bimbe. Sì, perfetto. Le sue bimbe, anche se non sono sue figlie. Bitte, non farle male. Non hai cuore. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo. Perfetto. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Dammi a sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio, per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? Bene, bei discorsi. Usa questo. Liberale dal tormento. E tipo sta boccetta che non ho idea di cosa sia, ma a quanto pare è magica. Quindi, possiamo decidere se essere dei cinici egoisti bastardi oppure fare i moralisti del cazzo e salvarle. Io per questa volta farò il moralista del cazzo, però prima di farlo voglio... voglio bere e fumare. Siamo tornati perfettamente a come eravamo prima. Bene, non è servita a niente. Quindi salva. E vabbè, cosa sfocata.
si, tipo, prendiamo la testa e... Atti di pedofilia, benissimo. E adesso ha gli occhi bianchi, perfetto. Grazie per avermi aiutata. E se ne va, posso picchiarla? No, non posso picchiarla adesso. Comunque abbiamo 80 di Adam. Che possiamo andare a spendere in questa zona, qui è fin dove ero arrivato. Voglio pensare che sarò ricompensato per qualcosa se le salverò, quindi voglio cercare di salvarle il più possibile. Solo che ci danno molto meno Adam così. Quindi acquista aggiornamenti genetici. Ah no, aspetta, vediamo, vediamo cos'è. Il Gathering è il luogo nel quale puoi spendere l'Adam per migliorare il tuo personaggio. Ciascun Gathering Garden offre miglioramenti dei tuoi livelli massimi di salute IV o altri slot aggiuntivi nei quali installare plasmidi diatonici genetici. La maggior parte dei Garden offre dei plasmidi diatonici specifici. Alcuni possono essere nuovi, altri semplici aggiornati dei poteri esistenti. Ogni oggetto in vendita presso ciascun Gathering Garden può essere acquistato una volta sola. Ok, nient'altro. Quindi Ivad. Allora, corazza e l'altra roba non me la prendo. Credo che prenderò l'IVAD. Ah, posso comprarmi soltanto un miglioramento per l'IVO, per la salute. Penso che lo farò per... Ma abbiamo tanti kit medici, quindi non so. Forse mi conviene fare quello per l'IV massima. Sì, va bene. Ci doveva essere un altro plasmide dietro che mi sono dimenticato. Cioè, doveva... che aveva un effetto abbastanza figo. Però... anzi, vabbè, vado a cercarlo adesso. Però credo che chiuderò il video nel frattempo, perché siamo a 20 minuti. Quindi non possiamo tornare indietro, come non detto. E vabbè. Allora niente, vi ringrazio per avermi seguito. Spero che il video vi sia piaciuto, che il gioco vi stia interessando. E noi ci vediamo alla prossima.